Buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutti. Io sono Jacopo Basagni di Rizzoli Education e presentiamo adesso questo incontro che ha il titolo A 150 anni da Alessandro Manzoni, il cui relatore è Roberto Balzani. Roberto è professore di storia contemporanea all'Università di Bologna, autore per Rizzoli Education di un manuale per la scuola secondaria, già uscito l'anno scorso e ancora ampiamente in adozione nelle scuole. E inoltre grande esperto di risorgimento ed è uno dei motivi per cui abbiamo scelto questo tema e lui come relatore dello stesso. E in questo incontro cercheremo di affrontare il tema del canone culturale che ha costruito l'Italia risorgimentale, il valore del romanzo storico di cui Manzoni è il capostipite in questa costruzione, anche all'interno di un sentimento collettivo che nel tempo si è sempre più consolidato, e con esso l'idea di un popolo italiano frutto di componenti diverse che avevano bisogno di assimilarsi, analizzando poi tutti i sentimenti collettivi che hanno preparato il 48. Ma a questo punto lascio la parola a Roberto, ricordandomi che alla fine del suo intervento e anche durante lo stesso potete fare le domande utilizzando il codice QR in alto a questa pagina. Ma prego Roberto, comincia il tuo intervento. Grazie e buonasera a tutti. È un piacere tornare su questi schermi dopo qualche mese e ciò di cui parliamo questa sera è un fenomeno, in realtà quello appunto del passaggio dalle nazioni culturali alla lotta per l'indipendenza degli stati-nazione e come a come. Come questi fenomeni si strutturano all'interno di una cornice che è insieme politica, geografica, geopolitica e anche a che fare, ma anche a che fare con la letteratura, l'arte, il teatro, il melodramma, la musica. Come vedremo, questi fenomeni sono molto intrecciati, queste espressioni artistiche e culturali sono molto intrecciate nel corso della prima metà dell'Ottocento e l'occasione del 150° della morte di Alessandro Manzoni è propizio anche per riflettere su questi elementi. Oggi il tema nazionale è tornato prepotentemente alla ribalta, fino a qualche anno fa sembrava un relitto della storia, travolto dalla globalizzazione, da processi di integrazione a livello continentale o addirittura intercontinentale. Oggi ci rendiamo conto, non che questi processi siano venuti meno, ma ci rendiamo conto che lo spirito nazionale è ancora ben presente in molte parti del mondo e alimenta naturalmente cose positive e altre meno positive, come sono i conflitti, le lotte per il potere, per l'egemonia e che così via. Quindi è un'occasione anche per riflettere su un nodo che è tuttora latente in tutte le forme statuali moderne, e cioè il grado di attaccamento dei cittadini alla propria patria. Prendiamo in questo vecchio nome, questa vecchia parola ormai desueta, riproponiamola, il grado di attaccamento dei cittadini alla patria e come si è costruito questo fenomeno, soprattutto a partire dall'Ottocento, che è un po' il momento di genesi della forma statale nazionale contemporanea. Tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, in varie parti del mondo, si genera appunto questa forma che poi ha un grande successo e anche subisce poi forme di degenerazione che ben conosciamo nel corso del XX secolo. Prima di tutto, vorrei sottoporvi una riflessione e che è quella relativa alla posizione dell'Italia in un contesto che è quello post-napoleonico, dopo il 1815, molto particolare. Se prendiamo la cartina nella slide successiva, possiamo vedere l'Europa come veniva rappresentata appunto all'inizio dell'Ottocento. Possiamo vedere che si può fare a fette l'Europa del Congresso di Vienna, tre fette trasversali dal nord al sud,
quella più occidentale è la fetta degli stati-nazione che sono stati creati nel corso dei secoli, dalla fine del Medioevo, nell'età del Rinascimento e poi nell'età moderna. Sono nazioni strutturate con già alle spalle una lingua, una monarchia che si è costituita nei secoli, e sono ovviamente l'Inghilterra, che è diventata da poco Gran Bretagna, e poi la Francia, la Spagna e il Portogallo. E questi sono il primo nucleo di stati-nazione strutturati ed è la prima fascia. La seconda fascia è costituita da due nazioni culturali, sono state definite così, che sono la Germania, l'area tedesca e quella italiana. Sono nazioni nella quale esiste una lingua colta di comunicazione per una quota, diciamo, limitata di individui che sanno usare la lingua. Molti altri individui la capiscono ma non riescono a scriverla o non riescono ad esprimersi in maniera corretta, sono due aree molto frammentate, l'area tedesca ancora più frammentata di quella italiana. Nel caso tedesco ci sono 38 stati all'interno di una lega, di una confederazione, nel caso italiano gli stati sono, tenendo conto anche dei microstati, poco più di una decina, e sottoposti all'influenza di potenze, che sono le potenze che hanno poi vinto Napoleone, l'Austria nel caso dell'Italia, e l'Austria in competizione con la Prussia nel caso dell'area tedesca. Poi a Oriente abbiamo tre grandi imperi, che sono imperi multinazionali, multietnici, multireligiosi, che sono l'impero russo, l'impero asburgico e l'impero ottomano. Questi tre imperi, come sappiamo, saranno completamente disfatti solo dopo la Prima Guerra Mondiale. Ebbene, le nazioni culturali sono per noi un caso interessante. Io riferirò soprattutto a quello che avviene dentro queste nazioni culturali, cioè dove l'elemento culturale è decisivo per accendere quello che potremmo chiamare il motore della nazionalità. E, il congresso di Vienna si era occupato prevalentemente della confederazione tedesca, era lì che era stata partorita l'idea di un Bund, cioè di una lega, con una vera e propria struttura assembleare e addirittura un direttorio di governativo, cosa che non esisteva invece a livello italiano. Il livello italiano era considerato più arretrato, lì esisteva la presenza dell'Austria direttamente nel Lombardo-Veneto con un regno autonomo che era stato costituito dopo il congresso di Vienna, poi un governo di famiglie legate agli Asburgo-Lorena che in maniera diretta governavano il Granducato di Toscana e i Ducati Emiliani, e poi naturalmente lo Stato Pontificio, il Piemonte sotto i Savoia e il grande regno delle due Sicilie in mano ai Borbone, che era invece a mezzogiorno. Ebbene, all'interno di questo contesto, nel corso dell'Ottocento, questa tradizione culturale, questa tradizione linguistica dell'italiano colto evolve e, come vedremo, Alessandro Manzoni è uno dei protagonisti e direi anche degli interpreti originali, anche a livello europeo, di questa evoluzione. Possiamo passare all'immagine successiva che ci racconta il rapporto fra nazione culturale e storia. Per tutta l'età romantica il grande tema di dove origina la nazione, qual è la sua scaturigine, qual è la sua sorgente, è il tema diciamo dominante. Questo vale anche nei paesi già sono diventati Stato-nazione, pensiamo ad Ivano di Walter Scott, che del 1819 è un romanzo di grande successo sulle origini proprio della nazione, sui processi di integrazione della nazione. E naturalmente in forma narrativa le questioni che ci si pone in quel periodo è proprio quello da dove viene la stirpe, cioè i popoli si possono fondere fra loro, è possibile una fusione a freddo o a caldo di questi popoli, oppure
ci sono popoli dominatori e popoli dominati. Il destino delle nazioni, il crogiolo delle nazioni avviene nel dominio e non nell'assimilazione. Sappiamo che questo è uno dei grandi temi, per esempio, della Delchi di Alessandro Manzoni, ma Manzoni si riferiva a un contesto che era stato in qualche modo già diciamo, sviluppato dal punto di vista teorico dalle tesi in quel periodo, dalle idee di altri in Francia, pensiamo a Thierry, per esempio, e all'origine del popolo francese, dell'incontro fra l'ambiente gallo-romano e quello franco e così via. Quindi la questione di quali siano le scaturigini del popolo dal punto di vista del popolo nazionale, quello che parla la stessa lingua, è un tema totalmente aperto. E naturalmente un altro tema nel caso italiano, che è la penisola dalla storia più nobile, perché in fondo è quella che ha dato origine a qualunque idea di impero moderno tramite i romani e che poi ha avuto un enorme successo nel corso del Medioevo attraverso la formazione di comuni che hanno saputo svilupparsi con un'intensità e una capacità di creare ricchezza al di fuori di qualunque altro caso europeo contemporaneo. Ebbene, dentro questa lunga storia italiana sta anche, diciamo, la gloria e la crisi delle repubbliche medievali, la loro capacità di integrarsi. Quindi non c'è soltanto l'integrazione fra popolazioni che hanno origini diverse, ma quando si ottiene, quando le popolazioni si stabilizzano, poi non necessariamente vanno d'accordo i popoli e quindi sviluppano delle forme antagonistiche che sono considerate diversamente a seconda degli autori. Pensiamo per esempio a Sismondi che all'inizio dell'Ottocento si pone il problema dell'origine della crisi delle repubbliche nel Medioevo, queste repubbliche considerate, cioè i comuni considerate dei fari di civiltà e di sviluppo che a un certo punto si spengono. Questa luce che viene meno perché per la presenza di grandi stati che cominciano a disputarsi le spoglie della penisola italiana oppure per la presenza della Chiesa come grande antagonista dell'unità italiana. Un tema ricorrente dai tempi di Machiavelli e nello stesso tempo altri, sempre nello stesso periodo, cioè stiamo parlando dei primi anni dell'Ottocento, si pongono la questione addirittura dell'origine del popolo italiano prima dei Romani. Quindi i Romani, in realtà, prima dei Romani ci sarebbe una comunità pelasgica, questa era l'idea, il nome, che veniva dall'ambiente, dall'ambito mediterraneo, che aveva colonizzato nei tempi remotissimi l'Italia e che poi aveva avuto varie manifestazioni, la più nobile delle quali era stata quella degli Etruschi. Gli Etruschi che attraverso la federazione delle loro città avevano in qualche modo anticipato la forma federale, quella degli staterelli, dei comuni che l'Italia poi aveva germinato, a cui l'Italia aveva dato origine nel corso del Medioevo. Quindi tutte storie naturalmente fortemente intrise di ideologia e di cultura classica che tornavano in maniera sempre più ricorrente all'attenzione degli intellettuali. Accanto a questo tema della storia e della nazione risorgimentale, del periodo risorgimentale, c'è poi un'altra questione che adesso vedremo nella prossima slide, che riguarda il canone. Questa è una tesi, di Alberto Mario Banti, un professore dell'Università di Pisa, che nel 2001 ha scritto un libro fondamentale sul canone risorgimentale, cioè sul fatto che nel corso del risorgimento si stabilizzi un gruppo, di autori considerati canonici che veicolano grandi autori o piccoli autori, non è un problema di qualità letteraria, è un problema di contenuti, i quali veicolano
dei contenuti che poi finiranno per strutturare quella che è, come dire, la coinè, cioè la base comune della cultura nazionale. E questi autori naturalmente si muovono su delle piattaforme, diremmo oggi, di comunicazione artistica diversa. Alcuni sono letterati puri e usano il romanzo storico, e altri usano la poesia, ma una poesia in qualche modo militante, poi adesso vedremo che cosa significhi. Altri usano il melodramma, cioè la chiave, la musica come e il testo di queste opere per comunicare uno spazio, la creazione di uno spazio culturale comune. E poi naturalmente c'è la pittura di genere, quella dei grandi pittori romantici di storia dell'Ottocento, primo dei quali è sicuramente Hayez, il lombardo Hayez. E poi c'è l'incisione di traduzione, cioè quelli che non potevano vedere i quadri vedevano comunque delle incisioni litografiche a basso prezzo che potevano essere comprate, acquistate anche da un ceto medio che non disponeva di grandi risorse. Ecco, questo insieme di intellettuali, non in maniera volontaria, ma quasi cooperando a una visione comune che è quella di trasferire cultura a un'idea nazionale che poi deve trovare delle gambe politiche, naturalmente. Ecco, questi uomini, questa generazione, poi dà vita a una vera e propria articolazione dell'offerta culturale che passa attraverso editori, attraverso teatri, attraverso rappresentazioni di vario tipo, attraverso esposizioni. La poesia militante di Berchet, che i primi decenni dell'Ottocento, naturalmente non è esplicita, è implicita. Naturalmente non si può nell'Austria, nel Lombardo-Veneto austriaco parlare di patria italiana, bisogna parlare della patria degli altri. Quella per esempio dei profughi greci che sono in quel momento in lotta contro l'impero turco. Ecco, quello è il modo per parlare degli esiliati, dei profughi, dei raminghi, come li chiamavano allora, i quali sono costretti per ragioni etniche a scappare dal loro luogo natio perché sottoposti al tallone di ferro di un dominatore sanguinario, un dispositivo narrativo piuttosto classico che in qualche modo viene accresciuto con questa patina di sentimentalismo nazionale. Il romanzo storico non è ancora quello di, non è solo quello di Manzoni, sul quale arriveremo. Sul quale torneremo fra poco, ma è quello di Guerrazzi, D'Azeglio, Tommaso Grossi, anni 30 dell'Ottocento. È un romanzo storico che parla di eroismo comunale, soprattutto, quindi la difesa eroica della Firenze repubblicana, per quello che riguarda Guerrazzi, per quello che riguarda Grossi, il Marco Visconti, che è una storia ambientata appunto nella Lombardia del 300, per quello che riguarda D'Azeglio, Ettore Fiera Mosca, la sfida di Barletta, l'eroismo degli italiani, sia pure in una penisola che ormai è divisa fra Francia e Spagna, diciamo così, le grandi guerre fra Carlo V e, da un lato e Francesco I dall'altro. Quindi questi sono romanzi di grande successo che vendono moltissimo e che appunto configurano, danno una patina di eroismo a questo moto spontaneo degli italiani, ahimè, fino a quel momento inutile. Il melodramma è un altro veicolo potentissimo, soprattutto in un paese di analfabeti. Le musiche si memorizzano molto meglio. Tenete presente che un'enorme quantità di teatri vengono costruiti in centri piccoli e medio piccoli della penisola. 200 circa vengono inaugurati fra il 1815 e il 1840, altri 200 fra il 1840 e il 1860 e altri 200 ancora fra il 1860 e il 1868-69. Quindi 600 teatri che spesso vengono realizzati
in particolare nel centro-nord, ma anche nel sud, e che veicolano gli autori di successo. E questi autori sono naturalmente prima Rossini, poi Bellini, Donizetti e infine Verdi, che è il grande costruttore, anche lui, di quella che potremmo chiamare la colonna sonora dell'indipendenza italiana. E non a caso anche lui si occupa poi di elementi che appartengono alla cultura medievaleggiante, pensiamo ai Lombardi, la prima crociata, che naturalmente si ritrovano anche nei quadri, nella pittura di Hayez, e si ritrovano nei romanzi storici. Quindi diciamo che è una sorta di forme di comunicazione che sono molto fra loro integrate, usano dei media diversi, diremmo noi oggi, ma i contenuti sono abbastanza stabilizzati. Questo è molto importante perché il canone risorgimentale è poi, diciamo, il cemento autentico della cultura dei ceti medi e rimarrà poi anche una componente strutturale della comunicazione scolastica nell'Italia post-unitaria e anche fino a tempi relativamente recenti e vicino a noi. Proviamo a vedere un'immagine, ecco, tanto per vedere, noi stiamo parlando di Hayez, da una parte i profughi di Parga, questo paese della penisola balcanica che viene ceduto dagli inglesi che avevano occupato le repubbliche, le isole al largo della Grecia e l'Albania, quelle nel canale dello Ionio, e che viene ceduta ai turchi, e questi cittadini, per non stare sotto i turchi, debbono in qualche modo andare esuli. Quindi i profughi di Parga sono la rappresentazione del destino di chi una nazione l'ha perduta, no? E questa è un motivo continuo della comunicazione di quegli anni. Tenete presente che questo quadro, dipinto nel 1830, illustra una poesia di Berchet, che a sua volta, naturalmente, nel quale l'apporto anche dal punto di vista contenutistico e di appoggio, di supporto che viene dato soprattutto dopo l'elevazione al soglio pontificio di Pio IX alla causa nazionale, è veramente molto marcato, molto forte. E quindi questa grande questione di una chiesa che non è ostile all'unità, all'unificazione, del paese, non tanto all'unità quanto all'unificazione, e che viceversa può trovare in antiche forme di cooperazione popolare, di spinta popolare, la propria legittimazione, è naturalmente un elemento molto importante, condiviso a livello di massa intesa, la massa di coloro che potevano avere accesso a questi aspetti della comunicazione culturale e politica, che non sono però pochi, perché dicevo prima, moltissime realtà minori, anche con 5-7 mila abitanti, nel nostro paese, nel centro-nord, avevano il teatro, e prima o poi queste opere, o una parte di esse, in una forma naturalmente semplificata, passavano, e quindi c'era una divulgazione estremamente importante. Vediamo, adesso possiamo passare alle questioni aperte, prima di arrivare al nostro Manzoni. Le questioni aperte che sono le parole d'ordine, i programmi di questa temperie. Abbiamo anzitutto questo tema nazionale, che è un campo semantico con notevoli differenze di significato. Se per la parola libertà si intende libertà dallo straniero, quindi indipendenza, la parola indipendenza è la parola più pronunciata fino al 1848, la parola indipendenza, perché fa riferimento a dei processi di liberalizzazione della società al suo interno e di liberazione dallo straniero, che poi in pratica è l'Austria, soprattutto nel nord. Liberalizzazione a livello interno è quella che noi vediamo nei mesi di Pio IX, cioè l'idea che i cittadini possono esprimersi anche attraverso il consenso al sovrano,
come nel caso di Pio IX, senza chiedere necessariamente la Costituzione, ma rivendicando nelle strade una forma di protagonismo, di, diciamo, di avvicinamento ai fatti politici. Questa è una grandissima novità del periodo 1847-1848. Quindi libertà di espressione e libertà dallo straniero. L'indipendenza è naturalmente, come dicevo, l'indipendenza dall'Austria. Poi c'è la grande questione della unificazione dell'unità. Queste due parole sembrano uguali, ma sono in realtà due parole molto diverse. Quando semanticamente appartengono a due campi diversi. Quando si parla di unità in senso politico, si parla di uno Stato nazionale italiano. Dell'idea di Mazzini espressa nel 1831 e che poi diventerà quella di successo, ma alla fine, cioè 30 anni dopo. Nel frattempo, a tenere banco e ad avere maggiore successo sono invece le ipotesi di confederazione italiana, cioè l'idea che l'Italia possa sì unificarsi, cioè rivendicare la propria nazionalità attraverso l'indipendenza e una maggiore libertà all'interno, ma senza distruggere le vecchie forme statali che preesistevano al periodo napoleonico, che erano state poi ricostituite, quasi tutte, non tutte, sappiamo, Venezia e Genova no, dopo il 1815. Questo, quindi, ci sia un campo semantico molto, apparentemente molto compatto, in realtà con delle differenze al suo interno. Dicevo prima, il riferimento alla storia medievale è quello più, diciamo, frequentato, proprio perché la storia medievale consente ideologicamente di tenere insieme la visione dell'Italia come spazio culturale e anche di eroismo e di successo economico e nello stesso tempo il pluralismo delle forme statali, comunali e poi degli stati regionali che l'avevano caratterizzata. Quindi siamo ancora in una fase intermedia, diciamo, di grande incertezza. Quello che bisogna capire è che le possibilità sono tante ancora aperte, non necessariamente quella unitaria è la più affermata, la più, diciamo, gradita. Questo succederà poi dopo per degli eventi anche accidentali. In questa stagione c'è ancora una grande, diciamo, incertezza e soprattutto un pluralismo di possibilità, pur all'interno del grande contenitore nazionale culturale. E adesso veniamo a Manzoni. E l'originalità di Manzoni è nota, mi limito a calarlo all'interno di questo quadro che ho cercato di delineare, quindi senza toccare gli aspetti letterari, ma vedendone gli aspetti culturali, storico-culturali, e in primo luogo il fatto che il Manzoni scelga il Seicento e quindi non scelga l'eroismo del Medioevo o l'eroismo degli ultimi cavalieri del vecchio mondo che si immolano all'inizio del Cinquecento. Quindi, ma scelga un'epoca in cui non c'è gloria per gli italiani. Gli italiani sono sotto il tallone degli stranieri, in particolare Milano è sotto il dominio spagnolo, quindi di conseguenza un periodo in cui non ci siano personalità da valorizzare in una chiave di esemplarità eroica. Come sappiamo, è una delle caratteristiche particolari del romanzo manzoniano e che è anche il rifiuto, in questo senso, di quella letteratura militante alla Grossi, alla D'Azeglio, che abbiamo visto, e alla Guerrazzi, che abbiamo visto poco fa. Cioè, non scelgo di parlare di Italia e di nazione, naturalmente, di cultura italiana, ma in un contesto diverso dagli altri, che diciamo punta all'umanità più
più di quanto non punti all'esemplarità dell'eroismo che è tipico del canone. Il secondo aspetto è quello della religione, e in questo sicuramente il Manzoni anche in questo caso si distingue da altri scrittori, anche ovviamente di matrice cattolica, che lo affiancano in questo periodo, quelli che vedevano la religione addirittura come una missione nazionale della Nuova Italia. In fondo Gioberti, e questo diceva, che l'Italia aveva una missione, questa missione nel mondo era dovuta al fatto che era la sede della cattolicità, quindi la missione umanitaria del paese che doveva nascere, della nazione italiana, era quella di rendere affratellati gli esseri umani sotto il grande messaggio della cristianità cattolica. E nel caso invece di Manzoni, come sappiamo, questa religiosità, questa religione, non questa religiosità, è invece una religione che viene dal basso, che è vissuta come elemento caratterizzante il comportamento intimo degli individui, che spesso agisce come divaricazione, elemento di divaricazione psicologica, e in questo senso indubbiamente c'è una modernità di Manzoni straordinaria, che rifiuta questa sorta di schematismo, no, che vorrebbe la Chiesa o come una nemica della patria, così come l'aveva in pratica disegnata Sismondi, contro il quale peraltro vengono scritte le osservazioni sulla morale cattolica, dall'altra parte invece come rigeneratrice, potremmo dire così, della nazionalità, in questo sguardo umanitario di nazioni che competono ciascuna con una propria specifica missione. Quindi altro elemento estremamente originale e del suo percorso. Ovviamente c'è il tema della lingua, dell'unità, e questo forse è la caratteristica più nazionale di Manzoni rispetto agli altri, dove l'elemento canonico è lo scontro con l'elemento canonico è più marcato. In questo caso noi vediamo invece come Manzoni punti esplicitamente all'idea di creare una lingua per il paese, e su questo naturalmente le idee sono varie, e la sua proposta è una proposta poi di successo, indubbiamente, dal punto di vista della comunicazione culturale. Un altro aspetto che mi ha colpito sempre è stato il fatto che Manzoni non si occupa prevalentemente, anzi molto poco, di questioni politico-istituzionali, mentre quasi tutti gli autori canonici, finiscono per sporcarsi le mani con la politica in una maniera piuttosto esplicita, in un partito o nell'altro dell'età risorgimentale. Questo Manzoni non lo fa, le volte in cui si esprime, chiaramente per una visione di indipendenza della nazione italiana, lo fa, ma in una maniera molto attenta e molto limitata, molto moderata. Il tema politico-istituzionale delle istituzioni non lo affascina, non lo prende in particolare, e questo anche è dovuto a questo suo originale percorso, che appunto mira invece a identificare una sorta di via verso la nazione che passa non per l'enfasi, ma per questi canali della provvidenza da un lato, e dall'altra parte della identità popolare che si costruisce nelle relazioni dal basso o nei confronti fra i gruppi sociali, un'attenzione alla lettura sociale fine, no, che viene proposta nelle pagine di questo straordinario romanzo. E però si potrebbe dire, alla fine come si spiega questo successo? C'è una prima cosa da dire, è che nell'edizione quarantana, poi dei Promessi Sposi, c'è una grande intuizione, che è quella di farne un romanzo illustrato con figure
utilizzando un grande illustratore che si chiamava Gonin e di pubblicarlo quindi con le immagini. Il fatto che i Promessi Sposi siano veicolati da figure, quindi dove i fatti siano narrati anche attraverso figure, attraverso immagini, dà a questo romanzo un successo di pubblico strepitoso, straordinario, e amplifica quelli che sono anche i suoi meriti letterari, ovviamente che ci sono indiscutibili, ma c'è anche un canale di comunicazione che viene in qualche modo praticato con successo, praticato a tal punto che alcuni dei personaggi del romanzo vengono fatti propri anche dalla comunicazione politica. Cioè, il paradosso è che Manzoni non parla esplicitamente di politica nazionale, ma la politica nazionale si appropria di Manzoni come strumento allegorico, come canale allegorico per una comunicazione facilitata di contenuti, il che conferma la sua piena entrata a vele spiegate nel canone, che non è più il canone risorgimentale, ma che sta diventando il canone nazionale. Vediamo questa immagine, quest'ultima immagine, che è tratta da un giornale satirico, piemontese, ed è la storia, diciamo, di Renzo Lucia. In questo caso colui che non vuole il matrimonio fra il Piemonte e l'Italia è Napoleone III, e c'è Cavour che fa da Don Abbondio e che quindi cerca di mediare diciamo, la situazione e di creare le condizioni per cui questo matrimonio s'abbia da fare. Allora, vedete come questo, cosa ci dice questa immagine? Cioè, ci dice che lo schema narrativo, il dispositivo narrativo del romanzo ha funzionato così bene che anche la letteratura, la produzione satirica degli anni 50, stiamo parlando della fine degli anni 50 dell'Ottocento, se n'è ormai appropriata, può tranquillamente raccontare in costume la politica contemporanea utilizzando Manzoni. Beh, quale maggior successo per un autore che quello di essere diventato già in qualche modo una modalità espressiva, di avere intersecato la cultura collettiva da rendersi in, diciamo, strumento anche di comunicazione politica, perché questa è comunicazione politica, quindi Manzoni non fa direttamente politica, non si occupa di politica, ma i suoi modelli di comunicazione vengono poi politicizzati, in questo caso dalla politica cavuriana. Quindi possiamo dire che alla fine questo cerchio in qualche modo si chiude con una personalità davvero straordinaria, che naturalmente eleva quel famoso canone a qualcosa di completamente diverso e molto molto più raffinato. Io mi fermerei qui, non so se per lasciare un po' di spazio alle domande, naturalmente, se ci sono. Sì, grazie Roberto dell'intervento, sempre preciso e puntuale. E sì, invito tutti gli spettatori, mi dispiace per quel disguido, ma è caduto proprio lo StreamYard complessivo, c'è stata una piccola interruzione, però poi vi siete ricollegati tutti, quindi questo mi fa molto piacere. E se volete fare delle domande, c'è il QR in alto a questa schermata con cui potete farle in diretta. Il professore vi risponde in questi ultimi 18 minuti che abbiamo di diretta. Ecco, qualche domanda è già arrivata. Il romanzo storico è oggi anacronistico? Ci sono i reportage giornalistici o le fiction televisive a lavorare sull'identità collettiva? Beh, diciamo che il romanzo storico non è anacronistico come forma narrativa, come dispositivo narrativo, perché se ne producono in continuazione, no? Di tutti i generi che riguardano l'impero romano, pensiamo a quelli antichi
della tradizione classica di Valerio Massimo Manfredi, che hanno avuto un gran successo, quelli ambientati nel Medioevo, quelli ambientati nei tempi dei nel tempo dei faraoni. Quindi il romanzo storico continua a essere un dispositivo narrativo efficace e praticato e letto fondamentalmente. Dopodiché, questo non è più come un tempo a supporto di una visione nazionale così esplicita, almeno non nei tempi più vicini a noi. Poi è chiaro che di romanzi storici che avevano il compito di parlare con l'Italia che si faceva, ce ne sono stati di importanti. Penso ai Viceré di Federico di Roberto, penso al Gattopardo di Tommasi di Lampedusa, naturalmente per non citare che più importanti che riguardano il Risorgimento, o penso all'eredità della Priora di Alianello, che ha a che fare invece col tema dei briganti, il brigantaggio, il problema del Sud e dell'integrazione nello Stato unitario. Quindi ci sono stati, naturalmente fino a tempi piuttosto recenti, casi di romanzo storico in qualche modo in dialogo con la nazione, non tanto costruttivi della nazionalità come quelli di cui parliamo, no? Questi sono stati proprio fondativi. Poi ce ne sono stati altri che hanno dialogato con la nazione. E poi oggi ci troviamo di fronte a un mercato estremamente più vario, dove casi di questo genere sono estremamente rari, ce ne sono molto pochi. Ce ne sono anche in giro per il mondo, ma non così tanti, e invece prevale quello che potremmo chiamare diciamo, l'intrattenimento, per cui la storia, dal punto di vista del costume, fare, diciamo, cose in costume funziona sempre, cioè non solo a carnevale. Certo. Bene, è arrivata un'altra domanda molto ampia, devo dire, è possibile stabilire oggi una differenza fra Stato e nazione culturale che sia utile all'analisi geopolitica dello scacchiere internazionale? Sappiamo, allora partiamo da questa, la domanda è giustissima e anzi la ringrazio perché si tratta di una domanda intelligente. Perché? Perché la forma statale nazionale è la forma di successo, no? A livello planetario. È diventata virale, tant'è vero che basta aprire un planisfero e vedere quello politico. Si vedono tanti, diciamo, tanti piccoli spazi riempiti con colori differenti, a ciascuno di questo colore corrisponde una bandierina e in teoria una nazione, no? Questo è almeno così quando eravamo giovani, una volta la mia generazione si imparava la geografia con questi planisferi, tutti con i colorati, con le bandierine e le capitali, eccetera, eccetera. Beh, queste dobbiamo ammettere che non necessariamente a ciascuna di queste entità corrispondesse necessariamente una nazione. Sappiamo che alcune di esse erano stati-nazione, cioè stati con alle spalle dei processi culturali, diciamo così, piuttosto solidi e profondi, che erano magari legati alla lingua, alla cultura, aspetti etnografici, eccetera, eccetera, che avevano prodotto nel tempo queste dinamiche e che quindi li rendevano particolarmente solidi. E altri invece erano il prodotto di eventi piuttosto accidentali, che erano stati nazionalizzati dopo, cioè mettiamo per esempio il processo di decolonizzazione, per esempio in Africa, che nel giro di qualche anno produce un sacco di stati africani, che in parte ripropongono le divisioni coloniali degli anni 80 dell'Ottocento, beh, in molti di questi casi non c'era all'origine una identità nazionale neanche tipica del mondo africano, erano delle risoluzioni di carattere di potere, di carattere territoriale, degli accordi fatti con comunità diciamo, dai colonizzatori precedenti, preesistenti, che andandosene in qualche modo andavano a ritagliare così le porzioni di territorio. In alcuni casi c'erano state lotte per l'indipendenza, lì il processo nazionale aveva avuto qualche senso di più, qualche senso in più, in altri casi era stata una pacifica, diciamo, un pacifico addio. E in questi casi è stato sempre molto più difficile costruire la nazione, tant'è vero che in molte parti del mondo
le nazioni, gli stati-nazione, oppure le nazioni così come quelle general generiche, sono travagliati ancora oggi dalle lotte intestine, da degli scontri di fazione, da dei tentativi di secessione, dalla produzione di altri stati che cercano di, come dire, di dividere. Pensiamo al Sudan, per esempio, un enorme pezzo di Africa sotto l'Egitto, che in realtà non è mai stata una vera nazione, che è soggetta a continue ridefinizioni, a scontri interni. Quindi questo che voglio dire è che c'è stato il tentativo di illudersi, di omologare che il mondo potesse essere fatto da stati-nazioni fatti con lo stampino sul modello occidentale, perché lì nasce in effetti, ma questa naturalmente è stata una forma, diciamo, di riproduzione che ha più risposto a delle esigenze di potere territoriale, di quanto non fosse effettiva espressione di una cultura di comunità, come era stato per le prime nazioni o per alcune di queste nazioni. Quindi diciamo che questo processo è pur apparentemente simile, quindi quando arrivano i capi di Stato c'è lo schieramento delle guardie con le bandiere e ci sono sempre questi ridicoli inni nazionali, no? Tutti più o meno uguali, fanfare, eccetera, eccetera, con le divise, i colori, sono più o meno tutti uguali, ma in realtà parliamo di cose ancora oggi molto, molto diverse. Bene, un'altra domanda. Buonasera. Manzoni è andata a lavare i panni in Arno. La lingua italiana del Manzoni può essere attuale ancora? E come viene recepita dai ragazzi di oggi? È per loro comprensibile? Quindi una domanda proprio per la scuola. Beh, diciamo che il livello di comprensione non sta tanto, secondo me, nella costruzione, quanto della costruzione della frase, anche se la frase di Manzoni ovviamente è una frase molto ricca e articolata, quanto piuttosto io credo nel vocabolario. Nel senso, non perché usi delle parole desuete, e naturalmente ci sono anche quelle, alcune prese dal toscano, altre da altri contesti e poi oggi non più praticate, quanto perché proprio la lingua anche italiana di Manzoni è una lingua ricchissima di parole e oggi i nostri giovani usano un vocabolario molto più ristretto e quindi non sanno il significato delle parole, ma non delle parole che non si usano più, delle parole che si usavano fino a 40-50 anni fa e che erano una base, diciamo, dell'italiano, non dell'italiano colto, ma dell'italiano insegnato nelle scuole medie, nelle scuole anche elementari, che era enormemente più ricco e più vasto di quello attuale. Perché? Perché nell'epoca d'oro della nostra scuola, cioè gli anni 60, quando l'italiano, la scuola era un grande ascensore sociale, l'italiano corrispondeva grosso modo per i ceti che venivano popolari, che venivano da ambienti dialettofoni, corrispondeva a quello che oggi è l'inglese, cioè una lingua che consentiva di enormi possibilità di contatto, di relazione, di carriera, di inserimento, di integrazione, cosa che il dialetto ovviamente non consentiva. Quindi è chiaro che più ci si impadroniva dell'italiano e di un italiano molto ricco, più si aveva possibilità di integrarsi. Questo sappiamo benissimo, è stato il periodo d'oro della scuola pubblica italiana, gli anni 60 fino agli anni 70, chi l'ha vissuto in qualche modo se lo ricorda ancora con nostalgia, perché questo naturalmente ha significato anche per gli insegnanti una valorizzazione sul piano sociale, anche se non stipendiale, perché gli stipendi per la verità sono sempre stati molto modesti, ma sul piano sociale questo mondo era un mondo in cui gli insegnanti contavano nella vita delle famiglie, perché le famiglie erano consapevoli di quanto questo servisse al futuro dei loro figli. Oggi, questa persuasione, secondo me, non è più così marcata e diffusa, e in qualche modo l'uso dell'italiano, che sicuramente viene fatto in maniera
moderna, quindi io non sono certamente un nostalgico e capisco che, come insegnano i miei colleghi italianisti, che la lingua, essendo diciamo morfologicamente in via di continua trasformazione, bisogna accettarla così come si forma nell'uso, e questo è perfettamente comprensibile, però rilevo che quindi l'approccio a dei classici come Manzoni diventa più complesso inevitabilmente, perché proprio la possibilità di decodificare i termini è il significato delle parole per noi oggi che erano allora abbastanza abituali, ovviamente non c'è più, e quindi questo corrisponde a questa una maggiore fatica. L'altro, proprio ieri mi diceva un mio giovane collega dell'Università di Heidelberg, quando, per dire le difficoltà delle varie lingue, che studia una specie di paraletteratura, che è quella delle lettere dal fronte russo dei soldati tedeschi, dei soldati italiani, per riuscire a capire come veniva descritto soprattutto il mondo dell'Ucraina dell'epoca. Quindi lui studia l'ambiente russo e la relazione con l'ambiente tedesco e quello italiano dei corpi di spedizione che fra il 41 e il 42 si muovono in Russia. E le sue fonti non sono le fonti narrative tradizionali, ma sono appunto le lettere, i diari, eccetera, eccetera. Allora diceva, ma sai, lui parla perfettamente l'italiano, molto meglio di me e di Jacopo Basagni, nel senso che è veramente una dizione e una qualità di linguaggio assolutamente perfetta, e mi diceva, ma forse avrai dei problemi nel leggerle queste cose, anche per l'italiano, per l'espressione. Dice, no, guarda che non è l'italiano che mi procura dei problemi, è il tedesco, pur essendo lui tedesco, perché la grafia stessa che veniva utilizzata, insegnata nelle scuole negli anni 20 e 30, era diversissima da quella attuale, e anche i modelli espressivi, dice, rendono difficoltosissimo la decodificazione per chi non è proprio un esperto di dominio, no, di quella parte. Quindi da questo punto di vista l'italiano, dice lui, ha una maggiore capacità di essere recepito e letto anche da parte di studiosi, anche se è un italiano di 70 anni, 80 anni fa. E questo da un lato mi conforta, perché vuol dire che la nostra lingua tutto sommato ha mantenuto un suo grado di comprensibilità che è molto alto, e questo non può che fare piacere, perché vuol dire che molte cose si possono ancora leggere senza fatica. D'altra parte però il problema del vocabolario, secondo me, è quello che un po' rende più problematico l'insegnamento o almeno la lettura di questi grandi classici. Bene, stanno arrivando varie domande, abbiamo pochi minuti, te ne faccio una. Quale eco ebbe il romanzo storico manzoniano in Europa? Diciamo che il romanzo, l'aspetto europeo di Manzoni è sicuramente riconosciuto, non con i successi di altri testi del periodo risorgimentale. Penso per esempio alle Mie prigioni di Silvio Pellico, un testo che ebbe un successo virale fin da subito, fu tradotto in molte lingue, pur essendo oggi un romanzo dimenticato, no? Praticamente lo consideriamo solo per l'aspetto storico e non certo per quello romanzesco, anche se non è proprio un romanzo, è un libro di memorie espresso in forma romanzesca di storia. Però naturalmente Manzoni ha avuto anche lui il suo riconoscimento, la sua legittimazione, anche se non magari nelle forme che ci potremmo aspettare immediatamente, non nelle forme che ci potremmo aspettare per un classico così importante per la nostra letteratura. Ma riesco a fartene un'altra. Come si coniuga oggi il concetto di nazione con i cambiamenti politici, economici e sociali della globalizzazione? Beh,
Direi che quello che abbiamo sotto gli occhi ci dice che le nazioni sono molto resistenti, nel senso che la globalizzazione tende dal punto di vista, diciamo, dei processi a spingere pezzi di umanità a spostarsi. Sembra segnare il declino di alcuni continenti o pezzi di continenti, il successo di altri, quindi una specie di grande riallocazione delle forme di non solo economiche, ma anche proprio sociali e di vita delle popolazioni. Quindi questo sono fenomeni che naturalmente sono in corso. Dall'altra parte, le nazioni, però, anche quando decadono, resistono, cioè tendono alla resistenza, non alla rassegnata, al suicidio. Le nazioni non si suicidano tendenzialmente, almeno quelle che hanno alle spalle una certa solidità culturale, e anche nel momento in cui faticano, provano a ridefinirsi. Ecco, questa è una grande sfida. E lo fanno a volte, diciamo, confliggendo, a volte cercando da altre strade, ma c'è una resilienza, potremmo dire così, nella struttura nazionale che la storia di questi 2 secoli ci ha, diciamo, ci ha descritto in maniera straordinaria in tante aree del globo. Penso ai luoghi sottoposti al colonialismo, alle aree. Penso al Vietnam negli anni 60, 70, altre, e da ultimo anche ovviamente al caso dell'Ucraina, insomma, dove un elemento nazionale è lì, diciamo, anzi è stato addirittura potenziato dagli eventi diciamo, di aggressione che hanno caratterizzato quel quadrante geopolitico. Quindi, credo che le nazioni abbiano questa, diciamo, questa caratteristica. Naturalmente, questo non significa che le resistenze o i tentativi vadano a buon fine. Cioè, poi ci sono gli eventi della storia, siccome poi alla fine Cartagine è un cumulo di rovine, non c'è nessun motivo per pensare che prima o poi non lo diventiamo anche noi. Con questa chiusa, diciamo, perfetta. E ti ringrazio, il tempo è scaduto, però è stato molto interessante questo incontro, a mio giudizio. E ringrazio Roberto perché è sempre molto preciso nelle spiegazioni. E torneremo anche con Roberto a fare un incontro di storia sul canale di Story Education giovedì 23 febbraio alle 18:30. E parleremo proprio di Ucraina, e il webinar sarà dedicato a un anno dall'inizio della guerra in Ucraina. Quindi vi invito a ricollegarvi in quell'occasione, anche magari per alcune domande, perché non siamo riusciti a espletarle tutte che oggi avete posto. E a questo punto vi ringrazio e vi ricordo che l'attestato di partecipazione sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito di Rizzo Education, come anche le slide di questa diretta, mentre il video di questa diretta è già adesso su YouTube e può essere rivisto e condiviso liberamente. Ringrazio Roberto ancora e un caro saluto a tutti.